Il primo pezzo, così senza prove, parla di situazioni tipo queste, si chiama Musica Ribelle. E prima di cominciare c'è una sola cosa, dovreste battere anche voi le mani a tempo, no? Perché, no, se no diventa assurdo il fatto che noi siamo quassù a suonare in cinque per tutta sta gente che sta lì a guardarci come una tele. Ma Musica Ribelle è nata... È nata vero, così, se accendete tutti un fiammifero in una situazione come questa, pazzesco. Preso in mano la chitarra, è nata come una canzone folk. Guardate che bello! Con un arpeggio così. Sembra un cimitero. Nell'ambro del 76, forse proprio il fatto che il sogno si, se vogliamo un sogno rivoluzionario, si compisse, ha portato al fatto anche che contemporaneamente con la nascita c'era anche la morte dell'innocenza, diciamo. Però io credo che ecco il grande periodo di cui forse il Parco Lambro è stato il culmine di questa immaginazione al potere, sia poi finito. Io rimango sempre dell'idea che sia finito per una
influenza esterna, per... di colpo sono arrivate le pistole, è arrivata l'eroina e se n'è andata la musica.